fissato con la tecnologia. Mi fa, quando arrivi, clicca sul citofono e metti mi piace. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro mago dell'informatica di fiducia, perché ormai i computer li riparo senza nemmeno usare l'imposizione delle mani, mi basta solo pronunciare un incantesimo. Anzi, mi basta solo la voce. Non ci credete? Una mattina mi telefonano. Senti, devo per forza leggere da un dischetto, però quando lo inserisco il computer mi risponde che non è leggibile. Ai, i dischetti sono delicati, può darsi che si sia rovinato. Andiamo per esclusione, prova a mettere un altro dischetto qualsiasi. No, sempre la stessa risposta. Ho anche provato a spegnere e riaccendere il computer, ma niente. Sarò lì in 10 minuti, aspettami e non fare nulla. Ora seguitemi. Arrivo, entro nella stanza col computer, mi avvicino alla scrivania a braccia conserte e gli faccio: ok, fammi vedere. Mi seguite? Sono ad almeno 2 metri dal computer e non l'ho ancora toccato. Il cliente mi fa: guarda, prendo il dischetto, lo inserisco, lo apro e... oh, lo legge. Sorrido. Sì, vabbè, magari ci prende in giro. Prova ad aprire quel documento. Clic, si apre. Ok, prova un altro dischetto, hai visto mai? Prova un altro dischetto, si apre. Prova ad aprire i documenti, si aprono. Ma... ti giuro che fino a poco fa non funzionava. Lo so e ti credo. Sarei dovuto entrare in silenzio perché il computer ha sentito la mia voce e si è spaventato. Ecco, ho trovato la soluzione. La prossima volta che il computer ti dà un problema, telefonami e metti in viva voce. Tranquillo, basterà la mia voce per ripararlo. Visto? La mia voce è taumaturgica, anzi, informaturgica. Comunque ora devo lasciarvi, questo computer non si accende e io... Ciao a tutti e alla prossima! Sì, buongiorno!